A battaglia! Sul campo di battaglia ucciderò tanti pagani per avere il cuore d'angelo. Agramonte o Gimorra, e sarà distrutto tutto il deserto. Alle armi! Alle armi! Alla battaglia! Eccole che arrivano! I paladini contro i saracini! Antonio Tancredi Cadili, buongiorno. Buongiorno. Senti, da dove viene Tancredi? Tu ti chiami Antonio o Tancredi? Io mi chiamo Antonio Tancredi. Antonio perché mio nonno Antonio si chiamava Antonio. E Tancredi perché i miei genitori sono molto amanti del Gattopardo. E tu pure? Certo. Senti Antonio, vedo che in questa stanza ci sono un sacco di pupi siciliani, sì. Un sacco di affreschi bellissimi. Grazie. Raccontami un poco di come nasce questa tua passione. Io so che tu hai una passione per i pupi. Sì. Raccontami qualcosa. Allora, questa passione nasce che un giorno mia mamma mi ha portato al Teatro dell'Opera dei Pupi. E da lì fu amore al Teatro della Famiglia Argento, la famiglia più antica di Palermo. E da lì fu amore, e poi mi sono fatto costruire i primi pupi dalla famiglia Argento, e poi ho continuato questa collezione con la famiglia Bumbello, e poi altri sono comprati. Poi ho avuto una bellissima esperienza di andare a Portobello, è stato bellissimo stare a contatto con dei professionisti, la Clerici, una grandissima professionista, e c'era pure Beppe Fiorello. Pensate, Beppe Fiorello mi ha regalato un pupo che è questo qui, che è un pupo catanese, che adesso a breve vi spiegheremo la differenza fra il pupo palermitano e il pupo catanese. E questo rappresenta Orlando, il primo paladino di Francia. Allora spieghiamo subito la differenza. Allora, il paladino palermitano è più snodabile, mentre quello catanese è più rigido, infatti non si può né inginocchiare né camminare come fanno i pupi palermitani. Il pupo catanese, visto che è più alto, si sale da un ponte e si sporge il puparo e metti scena il pupo, mentre quello palermitano, che è più piccolo, si manovra dietro le quinte, il puparo si nasconde, alza le braccia e il pupo va in scena. Antonio, quanti pupi hai? Circa una quarantina tra grandi e piccoli. Senti Antonio, ma mi racconti da dove viene questo affresco del soffitto della tua stanza? Allora, questo soffitto in sintesi raffigura il poema di Ariosto, l'Orlando furioso. Nel disegno centrale, come vedete, c'è raffigurato Orlando che uccide Agramante nel duello di 3 contro 3 nell'isola di Lampedusa. Poi vedete questi 4 riquadri. Abbiamo questo riquadro lì che è molto commovente, che raffigura quando Orlando Agricane sta per morire e Orlando lo battezza. Orlando si tolse l'elmo, immesse il fiume nel fiume più vicino, come vedete, l'elmo, e poi lo battezzò. Lì abbiamo una scena molto triste, tristissima, perché raffigurano la rotta di Roncisvalle, dove muoiono tutti i paladini di Carlo Magno traditi da Gano di Magonza. Poi abbiamo lì una scena molto solenne che raffigura quando Carlo Magno, l'imperatore, entra a castello
con la sua sposa Calerana e tutti i paladini fanno festa. E lì l'ultima scena, una scena molto drammatica, perché si capisce anche dai colori scuri, perché raffigura Orlando che sradica un albero e la gente che spappa perché è impazzito per amore di Angelica. Quando ha scoperto che Angelica era una donna di cui era innamoratissimo, si sposa con Medoro, lui impazzisce. E poi Astolfo, che tra l'altro è il mio preferito, va sulla luna e va a recuperare il suo senno e lo mette dentro un'ampolla e poi lo riporta. E c'è andato con l'ippogrifo, che è un cavallo alato. Senti Antonio, ma tu che scuola frequenti? Io frequento l'Immacolata Concezione e anzi voglio mandare un saluto a tutte le suore. Ma che cosa ti piacerebbe fare da grande? Allora, a me mi piacerebbe fare l'ingegnere informatico. Ma perché? Perché io da grande vorrei costruire un gioco sull'opera dei pupi e non costruire questi giochi di guerre e cecchini e quant'altro. Ma io vorrei dare un nuovo gioco, così la gente, trasmetto questa passione alla gente, che è una passione che purtroppo si sta perdendo e sono rimasti in pochi, come ho detto, la famiglia più antica di Palermo, Argento, poi Cuticchio, Bumbello, Angelo Sicilia e molti altri. Senti Antonio, ma un gioco ispirato alla tradizione dei pupi che cosa potrebbe voler insegnare ai bambini che casomai volessero giocare a questo gioco? Potrebbe... Qual è lo spirito allora, di questo gioco? Lo spirito di questo gioco è insegnare ai bambini cose nuove e non sempre questi giochi pesanti, ma insegnare dei nuovi giochi, perché l'opera dei pupi ormai è una passione che non si conosce più, si sta perdendo. Ma qual è l'anima dei pupi? Che cosa ci vedi tu di tanto appassionante? Spiegalo, perché molte persone che non conoscono questa tradizione siciliana magari non lo percepiscono. I pupi hanno un'anima che non si può mai, cioè non si può spiegare, è un'anima bellissima quella dei pupi ed è una favola quella dei pupi. Essere un pupo è una favola, perché i pupi sono vita per me e devono esserlo anche per le altre persone. Io so che, a parte la passione dei pupi, tu hai anche un altro grande amore. Certo, un altro grande amore per il pianoforte. Ma come mi è venuta la passione per il pianoforte? La scorsa estate ho conosciuto un grandissimo musicista e compositore, Ezio Bosso, e da lì fu amore per la musica. Poi ho conosciuto i tre figli della chiesa, Rita, Simone e Nando, e ho detto loro che avrei cominciato a studiare pianoforte. E io avevo promesso che avrei dedicato una melodia al loro papà, e l'ho fatta. E lo scorso settembre questa melodia l'ho eseguita al sagrato della cattedrale. Ma questa melodia l'hai inventata tu, l'hai composta tu? Sì, sì, tutta io. E adesso ce la fai ascoltare? Con piacere. E poi al ritorno di Portobello, quando sono venuto, ho scritto un'altra melodia dedicata ad Antonella Clerici, che si intitola Il sogno, perché è stato un sogno andare su Rai 1 e un sogno perché l'ho incontrata, un sogno che desideravo da un sacco di tempo e grazie a Dio si è avverato. Antonio, diciamo, tu in quello che dici richiami spesso l'idea del sogno, grazie, della luna. Sei anche un po' un sognatore. Grazie. Sì, devo dire, quando sono arrivato mi sono sentito in famiglia. Quando sono arrivato lì è come mi sono sentito proprio in famiglia tra Antonella Clerici e Beppe Fiorello, perché sono due persone straordinarie. Adesso vi presento la mia melodia Il sogno, che come vi ho detto prima ho dedicato ad Antonella Clerici. Thank you.
in questo momento ci troviamo nel tuo studio. Nel mio studio. Perché tu coltivi un altro hobby. Un altro hobby. Senti, però io ho saputo poco fa che tu coltivi pure l'hobby delle figurine, la raccolta delle figurine. Sì. Ma di quali figurine? Spero di non annoiarvi con tutti questi hobby che ho. Allora, la passione delle figurine. Figurine di calcio. E poi ho un hobby che dentro questa memoria che si chiama pendrive, io disegno le cose su Paint. Tipo, voi mandatemi una foto, tipo, che so, di una stanza, di che so, di questo personaggino, consideriamo. Io lo so riprodurre e io tutte le mie cose, cioè ora non è che sono al massimo, però sai, è pure una mia passione. Quando magari ascolto musica e mi va, faccio pure queste cose. Adesso ve li faccio vedere. Io ho saputo che tu hai ricevuto in regalo un cappello dei carabinieri. Sì. E qualche altra cosa anche dal cardinale di Palermo. Che cose? Allora, queste cose le ho ricevute dall'arcivescovo di Palermo e il cappello da carabiniere. Come l'ho ricevuto? Perché io, come ho detto prima, il 2 settembre mi sono esibito al sagrato della cattedrale e poi il 3 il comandante generale Nistri con il prefetto di Palermo, Nando Dalla Chiesa e il questore di Palermo mi hanno regalato il cappello da carabiniere. E poi, quando io ho fatto una performance con Salvo Piparo, che adesso a breve incontreremo, sul sagrato della cattedrale, e quando io ho finito lo spettacolo, avevo indosso la maglia 3P, perché ho fatto uno spettacolo su Padre Pino Puglisi. Io ho tolto la maglia e me l'ho regalata all'arcivescovo. E per ricambiare, l'arcivescovo si è tolto lo zucchetto e me l'ha posto sul capo. E ci hai portato qua sul sagrato della cattedrale di Palermo in una meravigliosa giornata di sole ed è tutto bellissimo, pieno di turisti. Ringrazio Salvo che mi ha prestato i suoi occhiali da sole. Ma perché noi siamo qua, Antonio? Che cosa ci vuoi raccontare? Noi ci troviamo insieme a Salvo Piparo. Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, questo qui ormai è, come dire, un luogo di famiglia, perché è dove io mi sono esibito con lui per uno spettacolo su Don Pino Puglisi e poi dove mi sono esibito quando ho suonato la melodia per il generale Dalla Chiesa che avevo fatto a casa. Salvo, raccontaci di che cosa si è trattato, vi siete ispirati alla storia di Padre Pino Puglisi, che cosa avete messo in scena? Padre Pino Puglisi è stato raccontato in tanti modi e noi volevamo raccontare una prospettiva un po' differente, utilizzando il racconto come motivo di leggerezza, ma anche come luogo di tutti quanti, cioè un linguaggio che abbracciasse i bambini e quindi per primo Antonio, che invece ovviamente lui non è il classico bambino. Per me Antonio non è mai stato il bambino di 8 anni, di 9 anni, anzi, stando accanto a lui tu ti senti un bambino e lui invece è il papà, il nonno, il zizì, perché lui ti fa sentire così nel suo modo di raccontare la vita, quindi invertire proprio le prospettive. Abbiamo invertito le prospettive, abbiamo messo in scena uno spettacolo intitolandolo Non me l'aspettavo. Chi se l'aspettava del resto che dopo l'uccisione di Padre Pino Puglisi sarebbero accadute le cose che sono accadute? Sono accadute delle cose inaspettate per tutti. È sceso il Papa a Palermo, ne ha parlato, i santi stessi della cattedrale sono rimasti a bocca aperta e Antonio è stato un espediente narrativo fondamentale secondo me in questo spettacolo, perché ha rappresentato un personaggio di fantasia, che è un bambino di Brancaccio con una situazione particolare familiare, che arriva a conoscere il centro Padre Nostro, e il suo nome è Asparino, che tanto richiama alla memoria la figura di Spatuzza, ma che non è Spatuzza, è il bambino, probabilmente il fanciullino dentro Spatuzza, è una sorta di alter ego. Antonio, e tu quando hai interpretato questo personaggio, come ti sei sentito?
Allora, io quando ho interpretato questo personaggio ero chiaramente molto emozionato, ma poi la cosa bella che io interpretavo questo bambino, quasi un coprotagonista, ma questo bambino che era in pericolo, stava prendendo una brutta strada perché era contro la polizia, era contro tutti, ma poi grazie a Don Pino si è salvato. E per questo fino ad oggi ringrazio Salvo che mi ha scelto come bambino e ringrazio tutto il cast di questo spettacolo. In verità non lo abbiamo scelto, non lo abbiamo scelto, ci è stato imposto dal cielo, dalla sorte, perché Antonio ha un destino ed è un destino importante in questa città di Palermo che per molte cose ha dei limiti e tu devi sempre uscire, Nemo profeta in patria, devi sempre uscire per poi essere riconosciuto, invece Antonio no. Perché la sorte vuole così che Antonio non esca, ma che venga riconosciuto senza uscire da questa città. E Antonio deciderà poi lui cosa fare nella sua vita. Farà il narratore, farà il puparo, farà l'arcivescovo, io non lo so, il sindaco di Palermo, ce lo auguriamo. Salvo, tu sei un grande artista palermitano che incarna la tradizione sicula fortemente e la porti fuori, la porti in giro e grazie a te anche la gente fuori da Palermo diciamo, riesce ad avere contezza di quelle che sono le nostre origini, le nostre tradizioni proprio anche teatrali. Voglio chiederti che programmi hai, se hai delle cose in cantiere, se prevedi di esibirti da qualche parte e dove? Abbiamo delle cose in cantiere che riguardano ancora la storia della città e non solo. L'idea di dover andare a raccontare le storie di Palermo, a Roma, a Milano è allettante. Mi hanno fatto una proposta anche dalla RAI dove poter raccontare la storia di Mario Francese. È una cosa molto bella, è allettante sicuramente, ma noi vogliamo continuare a raccontare Mario Francese così come tutte le storie di quel carion che appartiene a tutti i palermitani, un carion rotto con le scatole, le scatole narrative dentro, questa grande scatola che è il carion. Io vorrei poter raccontare questo carion al Teatro Politeama di Palermo e forse ad aprile ci riusciamo insieme alla Sinfonica, dove raccontiamo l'infanzia di tutti noi, un'infanzia che si interrompe nel giorno in cui poi Falcone e Borsellino vengono a mancare. E quindi ecco il carion rotto che teniamo tutti in un cassetto, conserva purtroppamente quei ricordi. Allora qui nasce il mio sogno. Questo è il Teatro Argento, la mia meraviglia, dove è nata la passione per l'opera dei pupi ed è la prima volta che sono andata a vedere lo spettacolo dei pupi. Adesso vi presenteremo il maestro più antico di Palermo, che ancora porta avanti questa splendida tradizione, il maestro Vincenzo Argento. Prego. Ci troviamo al Teatro Argento di Palermo, un teatro che incarna la tradizione e la storia dei pupi siciliani dal 1893. Il Teatro Argento è dei maestri pupari Argento. Certo, dal 1893 iniziò il mio bisnonno, Don Cece Argento, e frequentò uno di questi teatri che si trovavano vicino al Borgo Vecchio. E imparò questo mestiere trasmettendo poi al figlio Giuseppe Argento e poi a papà questa bellissima tradizione che noi ci portiamo ancora adesso e che noi figli ancora diciamo ci siamo appassionati a seguire queste tradizioni con Dario e Anna che sono mio fratello e mia sorella e continuiamo e portiamo avanti ancora questi spettacoli per tutto il mondo. Vogliamo raccontare come inizia la storia diciamo d'amore con Antonio Cadili. Antonio Cadili da piccolo la mamma lo portò al negozio da papà, questo lo può dire lui perché gli raccontava queste storie e lui piano piano seguendo papà che gli ha costruito pure qualche pupo, poi col tempo lui si è appassionato così tanto.
Antonio è un bambino particolare, per me è un fenomeno. A parte che noi siamo, io sono aperto anche per i bambini, nel senso che mi piace che, come facevamo nei tempi passati, anche adesso i bambini vengono a frequentare i nostri spettacoli e conoscere realmente le nostre tradizioni palermitane o siciliane in genere, che ci sono due scuole diverse. Sono contento che Antonio abbia questa passione, come io da piccolo i miei giocattoli erano i pupi, adesso vedo anche lui che come giocattoli inizia così, come giocattoli, giocare, poi comincia ad entrarti questa passione dentro che poi è difficile lasciarla. Ma Antonio si forma alla Scuola Argento, quindi la prima esibizione avviene qui e il suo maestro creatore di tanti pupi che è Antonio a casa è il maestro Argento. Sì, li ha costruiti lui dietro la sua richiesta e del papà, di cui il bambino si è appassionato tantissimo vedendo i primi spettacoli e seguendo questa tradizione. Come tutte le cose, quando poi le cose vanno avanti e come nascono i pupari, praticamente sarebbe anche un futuro puparo, perché tanta la passione che per i pupi è moltissima, di cui io continuai anche quello che ha creato mio nonno e quello che ha creato mio padre, quindi ora sto trasmettendo a loro, di cui i pupari nascevano così, con la passione di avere, diciamo così, queste marionette piccole in mano, e poi col tempo, chi lo sa, se possa anche essere, diciamo così, una fonte per poter aprire un teatro anche a lui. Qual è stata la prima esibizione qui con Antonio? La pazzia di Orlando, che ha fatto, diciamo, ha raccontato un testo della pazzia di Orlando. Alla fine dello spettacolo si è messo è uscito in scena e ha detto questi versi che erano appunto dell'Ariosto. E fu così che uscì di sé. Il quarto giorno si alzò con la luce della follia negli occhi. Si strappò lo scudo e lo gettò lontano. Stessa sorte subì la corazza, la spada, mentre l'elmo volò tutto attorno. Rimase nudo come una bestia furente. E dopo questa bellissima puntata, Signore May vi augura a tutti una buona notte.